Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Oggi parleremo della riforma delle pensioni del 2022 che dovrebbe portare importantissimi cambiamenti nel sistema previdenziale. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. La riforma delle pensioni è un tema importantissimo e molto discusso, infatti interessa migliaia di lavoratori che hanno bisogno di pianificare per i prossimi anni le proprie disponibilità economiche. Ovviamente le preoccupazioni sono molte, soprattutto in merito all'importo dell'assegno previdenziale, un trattamento che rischia di diventare sempre più basso nei prossimi anni. Partiamo con il dire che nel 2021 termineranno le finestre di uscita per il pensionamento anticipato. Per questo motivo il governo sta lavorando su una possibile riforma delle pensioni 2022, che molto probabilmente subirà un notevole rallentamento a seguito del nuovo governo tecnico capeggiato da Mario Draghi. L'unica certezza al momento è il superamento di quota 100, la quale terminerà nel 2021 senza nessuna previsione di proroga. In particolare, una delle opzioni al vaglio è un'agevolazione per i lavoratori che svolgono mansioni gravose, ovvero occupazioni usuranti che richiedono un'uscita dal lavoro anticipata rispetto alle altre persone. In questo caso una delle soluzioni sarebbe quota 98 per questo tipo di lavoratori, offrendo loro la possibilità di andare in pensione nel 2022 con 36 anni di contributi versati e un'età anagrafica pari a 62 anni. Come confermato più volte, quota 100 terminerà nel 2021, quindi non è prevista alcuna proroga per questo tipo di programma, anche se il governo sta valutando delle opzioni alternative rispetto a questa modalità di pensionamento anticipato. Al momento il 31 dicembre 2021 sarà il termine ultimo per andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Senza interventi nel 2022 si andrà in pensione con 67 anni, mentre si potrebbero inserire delle uscite agevolate con 63 o 64 anni di età e 38-39 anni di contributi previdenziali. Uno dei progetti al vaglio del precedente governo era quota 41. Bisognerà vedere ora se il nuovo governo tecnico Draghi proseguirà per questa strada. Quota 41 può offrire la possibilità di andare in pensione ad alcuni lavoratori con 41 anni di contributi versati, indipendentemente dall'età anagrafica. Ad oggi possono usufruire di questa opzione i lavoratori precoci, tuttavia viene richiesta l'estensione di questo beneficio anche ai lavoratori fragili. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.